È scivolato in un dirupo durante un giro di perlustrazione nella riserva della Val Bondone. È morto così Simone Valli, giovane guardiacaccia in servizio da appena 2 mesi. La montagna era la sua passione. Prima assoluta per la gara fra i ghiacciai organizzata dalla Sportiva Lanzada, in programma il 22 agosto. Oggi la presentazione. Pettorali già sold out per la prova principale della manifestazione. Nonostante le tante manifestazioni saltate a causa della pandemia, la comunità montana valtellina di Morbegno chiude con un bilancio in equilibrio. La piscina però resta chiusa, incognita per il futuro. Inaugurata a Caspoggio, nel Salone Immacolata della Chiesa Parrocchiale di San Rocco, l'esposizione Lombardia, un tesoro di biodiversità. Un cordiale ben ritrovati per l'appuntamento serale con le informazioni di TSN, un'edizione che purtroppo anche questa sera dobbiamo aprire con la cronaca. Era in servizio da solo 2 mesi Simone Valli, la giovane guardia venatoria che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri scivolando in un dirupo in Val Bondone durante un pattugliamento del territorio. Oggi le parole non riescono a colmare un dolore che pervade il paese di Teglio, in cui Simone era cresciuto e viveva con la propria famiglia. Ne parliamo nel nostro primo servizio, vediamo. Aveva 18 anni ed era da circa 2 mesi entrato a far parte delle guardie venatorie in servizio nella riserva Val Bondone Malgina, azienda faunistica nel territorio del versante orobico del comune di Teglio. Simone Valli era felice, entusiasta del suo nuovo impiego, il primo. Appena terminati gli studi era riuscito a trovarla la professione dei suoi sogni, quel lavoro che, come oggi riporta la pagina social della polisportiva Albosaggia con cui Simone, che abitava a Teglio, era cresciuto, appassionato di sci alpinismo e corse in montagna, lo aveva portato in mezzo alla natura a tutelare la fauna tanto amata, nel silenzio delle cime, tra il verde dei boschi ed il blu del cielo. E quella stessa natura incontaminata della Val Bondone nel pomeriggio di ieri è stata purtroppo il teatro di una fine così tanto, troppo difficile da accettare. Simone, la nuova leva dei guardiacaccia, la mascotte fra le 3 guardie venatorie in servizio nel comprensorio, era al lavoro. Assieme ad un collega era impegnato in un turno di pattugliamento della zona di sua competenza. Attorno alle 15, la tragedia. È molto probabile che il 18enne sia scivolato sul terreno fangoso, reso ulteriormente melmoso dalle piogge incessanti dei giorni scorsi, cadendo in un dirupo particolarmente scosceso per circa 150 metri. Quel che è certo è che la caduta è stata così violenta da causare al giovane una serie di traumi che si sono purtroppo rivelati fatali. A chiamare i soccorsi è stato il collega in servizio con Simone, che non ha però, da quanto appreso, direttamente assistito all'accaduto. Sul posto, difficilissimo da raggiungere e compreso in una valle che parte dai 1600 e si inerpica fino ai 2400 metri d'altezza, è riuscito ad arrivare solo l'elicottero di Areu, proveniente da Como, che su autorizzazione del magistrato di turno ha provveduto a trasportare via il corpo del giovane, terminando le operazioni di recupero intorno alle 18:30. Le indagini sono attualmente affidate ai militari della Guardia di Finanza, con cui stanno collaborando i carabinieri della caserma di Teglio e del comando di Sondrio. E questa mattina, sul luogo della sciagura, si sono recati a bordo di un elicottero i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, al fine di poter effettuare una serie di rilievi che meglio possano aiutare a definire la dinamica del tragico incidente. Intanto, la salma di Simone, per la quale il magistrato ha ordinato l'ispezione cadaverica, riposa nella camera mortuaria dell'ospedale di Sondrio, a disposizione delle autorità competenti. Sulla morte del giovane, la Procura della Repubblica del capoluogo ha aperto un'inchiesta. A Teglio, intanto, in pochi dinanzi ad un evento così tragico, se la sentono di parlare. Siamo scossi, siamo vicini alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Sappiamo bene che le parole non hanno tanto senso in questo momento e ci affidiamo a quello che la fede ci aiuta a cogliere e ad affrontare, proprio perché questo momento sia visto e letto anche alla luce di ciò che il Signore ci dice, quindi esprimendo anche la nostra profonda amicizia e il nostro affetto ai familiari. Lo ricordo benissimo perché lo accompagnavo nel basket, perché lui faceva parte dell'associazione ASDEL Tellina nel basket fin da piccolo, sia lui che la sorella, e l'ho sempre nel cuore, me li ricordo in quel momento, e comunque ogni volta che ci si incontrava era sempre un ragazzo sorridente e affabile, e questo è il ricordo che io ho di lui. Dobbiamo farci forza e cercare di stare uniti e vicini alla famiglia e a tutti i ragazzi che comunque stavano con Simone. Ed ora la pagina della sanità. Le persone della provincia di Sondrio risultate positive al tampone Covid
Dall'inizio dell'emergenza sono ora 15.806, sono 114 le persone ancora contagiate, 30 in più rispetto a venerdì scorso. Durante l'ultimo fine settimana, così come nelle giornate precedenti, fortunatamente secondo ATS della Montagna in Valtellina e Valchiavenna non si sono registrati decessi. Infine negli ultimi giorni è aumentato di 11 unità il numero di guariti, che dunque in provincia di Sondrio, da inizio pandemia, raggiungono il numero di 15.118. E ora voltiamo pagina cercando anche di alleggerire un po' il nostro TG occupandoci di sport e di turismo. Una prima assoluta firmata da Sportiva Lanzada e la Glacier Trail nel calendario il 22 agosto, gara che punta a rinverdire dopo quasi 10 anni i fasti della Valmalenco-Valposchiavo. Naturalmente sono splendidi gli scenari, sono quelli dei nostri ghiacciai della Valmalenco per un evento che, come detto, coniuga sport e turismo e promozione del territorio, oltre naturalmente alla nostra cultura. Ma vediamo il servizio. Un cerchietto rosso è quello che metteva Rino Tommasi per evidenziare i punti più belli nelle sue telecronache di tennis. Un cerchietto rosso è quello che abbiamo messo noi sul calendario per domenica 22 agosto. In quella giornata, infatti, la Valmalenco, con i suoi ghiacciai, ospiterà la prima edizione della Glacial Trail, la corsa organizzata dalla Sportiva Lanzada e che punta a rinverdire i fasti di quella che è stata la Valmalenco Valposchiavo. Dopo più o meno 9 anni dall'ultima Sky Race, la Sportiva Lanzada ha voluto ancora proporre una gara di media lunga distanza con questa nuova formula, partendo da 2000 metri. Quindi il 22 d'agosto, partenza dalla Diga di Campomoro, ringraziando anche Enel per averci concesso gli spazi dove alloggiare tutto quello che riguarda la partenza, si partirà con questa prima manifestazione appunto su due tracciati, una gara di 12 km e una gara di 21 km. E che la prova, con partenza da Campomoro, sia attesa, lo dicono anche le iscrizioni, tanto che per la 21 km è già stato esaurito il limite dei 200 atleti al via. È la prima edizione, quindi anche il percorso, che si limiterà a sfiorare la Svizzera, è in parte tutto da scoprire. Il percorso non è un percorso tecnico, è adatto a tutti, la grossa particolarità, diciamo, che si svolge tutto in quota, siamo praticamente sempre sopra i 2000 metri, passaggi tecnici difficili non ce ne sono, quindi diciamo che anche la 21 km è adatta a tutti. Sport, turismo e ambiente sono tutte facce della stessa medaglia, in Valmalenco e non solo. È stato questo una declinazione sportiva di valorizzazione del territorio, una delle tante declinazioni sportive per la valorizzazione del territorio, che è legata anche ad altre declinazioni, sia quelle di tipo culturale che di quelle di tipo agricolo e legate al mondo dell'agricoltura. Questo è un modo intelligente per sviluppare una logica di turismo verde, di turismo sostenibile, ed è una logica che stiamo perseguendo da diverso tempo. Adesso tocca a noi cercare di promozionare al meglio tutta questa tipologia di avvenimenti, di situazioni che si stanno creando e che stanno portando questa zona ad un livello veramente alto di manifestazioni di tipo green. La gara è organizzata dalla Sportiva Lanzada con il Comune di Lanzada, il sostegno di Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, del Consorzio BIM, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Unione dei Comuni Lombardi della Valmalenco, il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco. C'è quindi anche la legittima soddisfazione di Cristian Nana, sindaco di Lanzada. A Lanzada siamo sportivi, siamo competitivi e non ci fermiamo mai. È un comune che organizza tantissimi eventi, sia a livello sportivo che culturale, che sono comunque un volano per tutta la filiera turistica. Abbiamo spinto molto, quest'anno abbiamo organizzato degli eventi di taratura di livello internazionale. È un comune, Lanzada è un comune green che punta molto sulle biciclette e sui percorsi naturalistici. Alla Polisportiva Lanzada, le conclusioni. Tutte queste manifestazioni, che sia la Glacial 3 che a giugno i campionati italiani, che, come posso già anche dire, una, per quanto riguarda il 2022, una candidatura alla finale di Coppa Italia di sci-alpinismo, si fanno per far conoscere la valle, quindi per creare turismo e far conoscere all'Italia e non solo all'Italia la bellezza della nostra Valmalenco e dei nostri luoghi. Appuntamento dunque domenica 22 agosto in Valmalenco.
Ed ora la nostra pagina amministrativa, la comunità montana Valtellina di Morbegno, chiuso con un bilancio in equilibrio nonostante venir meno delle manifestazioni, causa naturalmente la pandemia. Nel corso dell'ultima assemblea approvata la bozza della modifica dello statuto della Fondazione Foianini. Per noi c'era Simone Belletti. Un bilancio in equilibrio che fortunatamente non è stato colpito dal Covid. Sebbene le entrate siano inevitabilmente diminuite col venir meno delle manifestazioni e per alcuni problemi sopraggiunti, come la chiusura della piscina mandamentale, la comunità montana Valtellina di Morbegno non chiude con i conti in rosso. Nel corso dell'assemblea presentate le variazioni di assestamento al bilancio di previsione triennio 2021-2023. Mentre per gli investimenti è molto più semplice perché comunque in base a quanti contributi riusciamo ad ottenere realizziamo opere, per la spesa corrente non è così facile mantenerlo in equilibrio, in quanto quest'anno proprio a causa della pandemia abbiamo avuto molte entrate di spesa corrente ridotte, ad esempio possiamo pensare al polo fieristico che non ha potuto fare nessuna manifestazione, quindi decine di migliaia di euro che non sono entrate sulla spesa corrente. Nonostante la struttura sia dovuta rimanere aperta, abbiamo avuto il problema noto a tutti della nostra piscina mandamentale che, dovendo essere rimasta chiusa, non sono riusciti a versare tutti i canoni normalmente, quindi anche lì sono delle risorse importanti, ingenti, di spesa corrente che non sono entrate. Oltre a queste anche altri mutui che non sono magari stati regolarizzati. Per garantire l'equilibrio del bilancio dell'ente montano è stato necessario ridurre la spesa corrente. L'approvazione della bozza della modifica dello statuto della Fondazione Foianini, il tema che ha concluso la seduta assembleare. Per l'approvazione definitiva servirà l'appoggio anche delle altre comunità montane della provincia. Stiamo parlando di uno statuto relativamente vecchio in quanto è degli anni 70 e il consiglio di amministrazione della fondazione, della quale anche la comunità montana di Morbegno come tutte le altre comunità montane fa parte, ha valutato che forse era necessario dargli un aggiornamento, un ammodernamento. Un ordinamento rivisitato in un'ottica di snellimento delle relative procedure. Siamo passati dall'avere come unico organo decisorio il consiglio di amministrazione, composto da molti soggetti, mi sembra 14 o 15 addirittura, a un organo molto più snello. Ci sarà un consiglio di amministrazione composto da 5 soggetti oltre al presidente e poi ci sarà l'assemblea dei soci effettivi che contemplerà tutti i soggetti interessati, che sarà l'organo più importante, l'assemblea, quello che dovrà deliberare e approvare il bilancio. L'organo, il consiglio di amministrazione invece sarà l'organo più operativo, più snello, che dovrà redigere il bilancio e tutte le altre azioni, senza però sempre dover passare da tutta l'assemblea. Ed ora cambiamo argomento, andiamo a Caspoggio per una mostra dedicata alla biodiversità, ospitata nel Salone dell'Immacolata della Chiesa Parrocchiale di San Rocco. L'appuntamento si rinnoverà fino al 29 agosto e dal 1 al 12 di settembre, ma vediamo i particolari nel prossimo servizio. È un'esposizione che racconta habitat, territorio, piante autoctone di un'area alpina, quella della Val Marenco. Parliamo della mostra inaugurata lo scorso sabato a Caspoggio, Lombardia, un tesoro di biodiversità, ospitata nel Salone Immacolata della Chiesa Parrocchiale di San Rocco. Si parte dal paese, quindi a 1100 metri, per arrivare poi a oltre 1800 di altura. Ovviamente con tutte le caratteristiche e di bosco ceduo e di piante di alto fusto e poi anche di tutto quello che la flora e la fauna all'interno appunto del nostro territorio troviamo. E è tutto da scoprire, credetemi, perché è una cosa veramente interessantissima. Il progetto, nato in collaborazione con Interreg, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Italia-Svizzera, BI's Heritage, nella cornice di un paese, quello di Caspoggio, che fa della semplicità, dell'idea stessa di comunità, di un recupero attento e della conservazione delle proprie tradizioni, la chiave di volta di un nuovo turismo che oggi, forte dell'esperienza che su tutti noi ha lasciato una pandemia ancora purtroppo presente, guarda al futuro. Le biodiversità sono delle cose che uniscono tutte quelle che sono le problematiche della montagna in generale.
addirittura nella biodiversità, la biodiversità l'abbiamo legata anche a un progetto in giro per alpeggi, perché solo con la tutela della biodiversità riusciremo ad assicurare ai nostri figli un futuro altrettanto bello, dei panorami e dei paesaggi altrettanto interessanti come quelli di oggi. Il paese Malenco, con 1300 abitanti e le sue tante idee da realizzare, ha molto da raccontare. Basta guardarsi attorno. Anche dal punto di vista turistico dobbiamo ripensare un po' all'offerta, e l'offerta parte proprio da quella semplicità che ho detto prima anche nella presentazione della mostra, parte anche dal territorio che abbiamo qui, e questo vivere, questo modo semplice di vivere è un antidoto anche a uscire da quello che purtroppo abbiamo vissuto in questo anno e mezzo. Un'esposizione diffusa, quella dell'Ecomuseo della Val Malenco, lungo i 5 comuni che compongono questa valle, oltre a Caspoggio, Chiesa in Val Malenco, Lanzada, Torre di Santa Maria e Spriana. Un percorso di conoscenza, un'istituzione legata alla consapevolezza, uno stimolo alla curiosità, non solamente rivolto ad un pubblico di turisti in crescita, ma anche a chi, tra questi suggestivi luoghi, vive la propria quotidianità. Ed ora ci trasferiamo in Alta Valle, dal Brasile al Perù, alla Sicilia, poi anche a Napoli o anche a Bormio. 108 lenzuoli sospesi, volti a sensibilizzare sulla violenza contro le donne. L'associazione Bormio Ricama chiama il sindaco a tracciare i primi punti sul drappo bianco, un filo rosso che unisce, che ricorda, che sensibilizza e che recherà i nomi delle associate e delle persone amate. E presto questo drappo sventolerà sulle piazze di tutto il mondo. Per noi c'era Roberta Cervi. Nel meraviglioso contesto naturale del Giardino Giudici, nel cuore di Palazzo De Simoni a Bormio, è proprio il sindaco Roberto Volpato che ricama i primi punti del 107° drappo bianco, il primo per l'associazione Bormio Ricama, che ha deciso di aderire al progetto internazionale Lenzuoli Sospesi, nato secondo i principi di etica sociale con l'intento di portare attenzione alla tutela delle donne contro la violenza. Ho deciso di aderire a questo invito che mi è stato fatto dalla signora Manuela e dal gruppo delle ricamatrici di Bormio, dal quale fa parte anche mia moglie, perché l'iniziativa è quella a sostegno del rispetto e della solidarietà nei confronti delle donne. Iniziativa che è iniziata già in primavera con la festa della donna, con la quale c'era già l'esposizione di questi lenzuoli ricamati da loro con diciamo il filo rosso, giusto per far notare questo rispetto, e mi sembrava giusto dimostrare la mia solidarietà e il mio apprezzamento. Penso sia inutile dire che il rispetto delle donne sia fondamentale. La scelta di ricamare con filo rosso unisce individui, affetti, luoghi e ricordi in un'unica straordinaria narrazione, presente in arcaiche tradizioni. Le ricamatrici della Magnifica Terra hanno sostenuto il lavoro del sindaco senza ironia, ma con ammirazione per essersi messo in gioco in una pratica prevalentemente femminile, inventando per l'occasione la tecnica del punto a capo. Prima volta da mia mi hanno invitato a provare a fare dei punti di ricamo. Allora non mi hanno fatto lezioni prima di arrivare qua, mi hanno detto solo di infilare un ago, ci ho impiegato quello che normalmente loro impiegano mezzo secondo, io ci avrò impiegato 5 minuti, ma va bene lo stesso. Bormio Ricama, nata nel 2001, tramanda conoscenze al territorio scavando nel passato. Spicca al polso delle associate ed anche del primo cittadino quel filo rosso, simbolo di protezione e forza. È nato proprio quel desiderio di farti questo lenzuolo per trovarci proprio tutti insieme condividere la nostra passione. E dunque in questo momento particolarmente difficile abbiamo detto partiamo con questo progetto, così ricominciamo a incontrarci sempre, a scambiarci le idee come facciamo d'altronde tutti i martedì. Il titolo del lenzuolo, in un angolo del cuore. Non conta il tempo che verrà impiegato, l'importante è dire che ci siamo nell'esprimere solidarietà a tutte le donne. Questo progetto è legato alle donne, quindi alla libertà delle donne, ai diritti delle donne, e noi come associazione
prettamente femminile, ci sentiamo legate a questa cosa, questo filo rosso che lega queste lenzuola, legano la nostra associazione. Ricameremo dei nomi, prevalentemente, principalmente dei nomi di donne, i nostri nomi, i nomi di donne che per noi hanno avuto un significato particolare. Il colore rosso, dice Emanuela Gasperi, direttrice del museo e ricamatrice DOC, è il colore dell'amore, non della violenza. Ricamiamo per il futuro. Il nostro desiderio è che presto anche il lenzuolo di Bormio possa sventolare sulle piazze riportando i nomi delle persone che si amano. Sono felice che Bormio Ricama abbia accolto il progetto Lenzuoli Sospesi, dando inizio al ricamo del loro lenzuolo anche in presenza del sindaco, che ringrazio tantissimo per questi primi punti, ricamando il numero 107. Il progetto Lenzuoli Sospesi è un progetto nazionale con un respiro anche internazionale, ma ci tengo a dire che è nato proprio a Bormio la notte del 14 febbraio del 2018. E siamo ora a 108 lenzuoli ricamati prevalentemente in Italia, ma anche all'estero. Il progetto è un progetto inclusivo e l'idea è quella di riunirsi tutti insieme per portare un messaggio d'amore. Io dico sempre scherzando che stiamo ricamando il corredo per il mondo. In coda al nostro TG torniamo ad occuparci di sport, corsa in montagna, corsa su strada in primo piano. La 40esima Cimbergo Volano in Val Camonica, gara di 5,5 km e il traguardo posto a quota 1450 metri, è stata la seconda prova del trofeo regionale CSI di corsa in montagna. Per il comitato di Sondrio, 5 atleti del CSI Morbegno che hanno conquistato posizioni di rilievo. Roberto Ravedatti è salito sul gradino più alto del podio nei veterani A, Salvatore Tarabini ha vinto invece la categoria veterani B davanti al compagno di squadra Antonio Garganico. Negli amatori B Enrico Tarchini è giunto decimo, il presidente delle CSI Morbegno Giovanni Ruffoni ha concluso in 14ª posizione. La corsa su strada, dopo l'annullamento forzato lo scorso anno a causa Covid, torna l'appuntamento con il 32esimo trofeo morbegnese, gara di corsa su strada di livello nazionale. La prova si svolge nel centro sportivo di Morbegno, tradizionalmente in calendario, lo ricorderete, il 25 aprile, quest'anno è stata spostata a sabato 21 agosto. I record da battere nella 10 km sono quelli stabiliti nel 2019 da Mattia Sottocordona e da Elisa Sortini. Naturalmente tanto spazio anche ai più giovani, alle categorie esordienti che certamente quest'anno hanno avuto veramente poche occasioni per dar sfogo alla propria passione sportiva. Ma restiamo ad occuparci di sport e diamo anche uno sguardo a Tokyo, alle Olimpiadi, al Giappone, per l'Italia. Le Olimpiadi di Tokyo sono state un vero e proprio trionfo e c'era anche un po' di valtellina con Daniele Galli, il CT della nazionale di skateboard. La disciplina per la prima volta si cimentava nella rassegna a 5 cerchi. Il tecnico valtellinese ha salutato per noi Tokyo dandoci una sorta di appuntamento anche per l'appuntamento di Parigi 2024. Ma vediamo il servizio. L'Italia chiude in modo trionfale le Olimpiadi di Tokyo, con 40 medaglie, delle quali 10 d'oro. Le medaglie non si contano, ma si pesano, avrebbe detto Andreotti. Si pesano come l'oro di Jacobs sui 100 metri, quella del salto in alto con Tamberi e ancora la magica staffetta 4%, tutta gente che ci ha fatto sognare. C'è invece chi gioco forza ha seguito il motto del barone de Coubertin: l'importante non è vincere, ma partecipare. È successo, per esempio, agli azzurri dello skateboard, disciplina che per la prima volta è stata inserita nei giochi olimpici. E anche qui c'è un pizzico di valtellina grazie a Daniele Galli, commissario tecnico della Nazionale. Galli, classe 79, è uno degli atleti azzurri più apprezzati e capaci. Sulla tavola da oltre 20 anni Daniele ha fatto della sua passione una professione, prima come rider e poi come team manager. Le medaglie, come era prevedibile, sono finite al collo di altre nazioni. Il bilancio azzurro resta però positivo. Ivan Federico, Alessandro Mazzara e Asia Lanzi sono stati i 3 italiani in gara. Subito dopo la cerimonia di chiusura, Daniele da Tokyo ci ha inviato questo messaggio. Quello che avete visto in televisione in settimana è stato il debutto dello skateboard alle Olimpiadi. Un contesto nuovo che nessuno di noi conosceva, molto bello, ma dove si sente molta pressione. La miglior posizione che abbiamo ottenuto è stato un 12° posto. E il CT Galli guarda già al futuro per uno sport che anche in Italia sta cercando di trovare i suoi spazi. Questa non è la fine, ma l'inizio di qualcosa di nuovo. Ci vediamo a Parigi 2024.
Un mondo, quello dello skate, che si è affacciato per la prima volta sul palcoscenico olimpico con atlete anche di 13-14 anni che hanno regalato emozioni. Gli azzurri cresceranno anche in questa disciplina. In fondo, chi avrebbe mai detto solo pochi mesi fa che sui 100 metri avevamo in casa il nuovo Bolt? Ed era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e per la simpatia con la quale anche questa sera ci avete seguito. A me non resta altro da fare che augurarvi una buona serata, un buon proseguimento di ascolto e di visione con i nostri programmi.